Eccoci ragazzi, questo è il Nutless Car. L'impressione sembra un simulatore come tutti, ma ci sono tanti piccoli dettagli che lo rendono unico nel suo genere. Il tutto parte intanto dal fatto che sia un pacchetto completo. Abbiamo il computer, la centralina, il casco che è stato modificato per fare spazio al visore, per rendere i fili invisibili e per far sì che non creino nessun problema mentre chi guida sta insomma vivendo la sua esperienza virtuale in pista. Ma ci sono tante cose, partendo dal fatto che tutto si muove sul software che gestisce la macchina. Il software è un software appunto della Nutless Technology che si chiama AirSim. Partiamo per esempio da qui davanti, dove ci sono due ventole della velocità massima di rotazione di 22.000 giri al minuto e che servono appunto per dare la sensazione al pilota virtuale che è all'interno del simulatore dell'aria che proviene proprio dal tracciato, proprio per dare il massimo senso di simulazione possibile. Un altro dettaglio è il G27 modificato, che è stato appunto adattato alle funzionalità della macchina in sé. Parlavamo anche del casco, che come detto è stato modificato per accogliere appunto il visore, che è il cuore pulsante. Ci sono poi queste due piccole ventole che servono nel momento in cui non sono accese le ventole anteriori più grandi, servono per creare un vortice d'aria ed evitare che le lenti del visore si possano appannare e possano quindi compromettere la visione del giocatore, che è tutto. C'è anche un impianto che comprende all'interno del simulatore questi quattro speaker posti ai quattro lati e un sub che è disposto poco dietro la pedaliera per una potenza totale di circa 500 watt. Gli interni sono in pelle, foderati. I pannelli esterni sono rimovibili, quindi possono essere assolutamente personalizzati a seconda di quello che insomma è l'esigenza da chi utilizza la macchina completa. Come vedete, parlavo prima del fatto che tutto il modulo sia un pezzo unico. Qui c'è l'ingresso della corrente che va ad alimentare la centralina e tutti i sistemi interni, quindi processore, pedaliera, volante, tutto quello che serve e che c'è all'interno dell'Atlas Car. Quindi io direi che ormai ho detto praticamente quasi tutto, non resta che saltare al bordo, ci andiamo a fare un bel giro in pista sul circuito del Mugello su una Ferrari SF15H. Eccoci qui. Questo è quello che vediamo dall'interno, guardate che bel panorama, vedono anche i meccanici, la tribuna, e qua possiamo vedere i box, i segnali, bel simbolone Ferrari con tutte le gomme lì dietro, però quello che interessa a noi adesso sarebbe anche scendere in pista. Al Mugello, quindi bucine per lanciarci verso il primo rettilineo, apriamo il DRS, occhio all'uscita, con le ventole si ha davvero una sensazione di immersività notevole in tutto il contesto, ci si lancia verso la San Donato, velocità massima oltre 310 km orari, poi staccata forte fino alla quarta, bisogna tenere la corda, si può soffrire anche leggermente di sottosterzo e via con la prima chicane, poggio secco, curve 2 e 3, giusto tenere la corda così, poi via giù, tutto il gas, ancora sinistra-destra, e ci si lancia verso la Casanova Savelli che ci porta poi con questa compressione a uno di quelli che poi diventa uno dei punti più spettacolari del tracciato. Arrabbiata 1 in salita e arrabbiata 2 ancora in salita, non si vede l'uscita che è cieca, ancora in discesa una chicane, destra, sinistra, bisogna mantenere la corda, occhio al gas. E ancora destra, decompressione, bellissima.
Occhio alla corda e poi ancora un punto molto spettacolare. Le due velocissime curve che ci portano verso l'ultima, la Bucine di nuovo. Dalla settima marcia, quasi 300 km all'ora, si scende in quarta. Un po' larghi e poi si va a stringere per cercare la corda. Via giù di gas, si apre il DRS. Massima velocità per andare a concludere il nostro giro sulla pista del Mugello. Davvero fantastico. Amici di Formula Italia Team, buonasera e benvenuti. L'ultimo appuntamento del BMW Historic Championship e siamo fra le pezze di asfalto dell'autodromo di Imola per l'ultimo appuntamento di questo campionato, la gara numero 7 della stagione. Come sempre è stato all'interno di queste gare che abbiamo seguito con i ragazzi di Project Cars, accanto a me in cabina di commento Jacopo Rochita. Buonasera Luca e buonasera a tutti, buona ultima gara della stagione. E allora ci portiamo avanti in quello che sarà questo ultimo appuntamento della stagione. Ovviamente lo facciamo andando anche a dare un'occhiata a quelle che sono le classifiche piloti e classifiche costruttori. Per quanto riguarda la classifica piloti, la vediamo in questo momento: Billy Joe al comando con 134 punti e 108 invece per Cree, mentre si stanno concludendo in questo momento le prove libere. 26 punti di vantaggio di Billy Joe nei confronti di Cree. Attenzione, perché se non sbaglio, credo, e qua sarebbe da andare a verificare, si stava valutando un punteggio maggiorato per l'ultima gara, quindi attenzione, perché in teoria, visto che prima tra pole position, giro veloce e gara si portavano a casa 27 punti, un punteggio maggiorato terrebbe ancora il campionato aperto nei confronti di Cree. Dovrò andare a ricontrollare, perché è una cosa della quale i team stavano discutendo durante questa settimana che ha portato a quest'ultimo appuntamento. Sì, diciamo che ovviamente questo punteggio maggiorato, se mai ci dovesse essere, terrebbe tantissimo in gioco e soprattutto favorirebbe soprattutto Cree e Shigasaki, visto che sono in due contro uno contro Billy Joe, che sta cercando in una maniera abbastanza eroica di tenere vive le speranze per il campionato costruttori. Una gara che comunque, Luca, io la prevedo molto molto interessante. Abbiamo il classico duello Billy contro Cree là davanti, separati da un decimo, con Cree che nelle ultime fasi della prova libera si è avvicinato molto, ma poi vedo dal terzo posto, da Kuntra fino a Shigasaki, una bella lotta dove sono tutti racchiusi in meno di un secondo, anzi in un secondo circa, e ci potrebbe essere grande battaglia, anche perché oggi c'è due ore di gara più o meno, e soprattutto ciclo giorno notte, che a Imola potrebbe essere veramente interessante. Sì, è l'unica gara endurance della stagione. Nel frattempo, in sovraimpressione stiamo vedendo anche quella che è la classifica del campionato costruttori, con Tavuto Racing 156 punti davanti ai 134 punti di Ital Petrolli, che lo ricordiamo è sì un team, ma è rappresentato solo da Billy Joe, ovvero dal leader della classifica, quindi appunto agli stessi 134 punti che sono tutti quanti di Billy Joe, che è il leader del campionato. Piloti che si stanno preparando per quella che è la sessione di qualifica, lo ricordiamo, ordine rovesciato di ingresso in pista. Attenzione, perché credo che ci sia stato ancora una volta l'abbandono di Boa, che è una delle due wild card che sono in pista questa sera. L'altra è Slayer, che ha segnato, come lo vediamo ora, dalla classifica finale delle prove libere il nono tempo. Comunque
un giro assolutamente ancora non buono, staccato 10 secondi dall'ottavo posto di Shigasaki, ma vedremo se si potrà riproporre in qualifica. Dicevo, ricordiamolo anche per questo ultimo appuntamento, le regole della Super Pole: ingresso in pista secondo l'ordine del campionato, quindi i primi piloti del campionato escono in pista per primi, e infatti ovviamente Billy Joe il primo ad entrare in pista, mentre viene dato un piccolo vantaggio con la pista più gommata della fase finale della sessione, che viene riservata ai piloti che invece sono più in fondo nella classifica del campionato. Sì, e questo potrebbe essere interessante, quindi qualifica subito che Luca, possiamo dire, si accende immediatamente per quanto riguarda la pole position, visto che sia Cree che Billy Joe hanno dato un distacco abbastanza pesante sul terzo nella prova libera, e quindi vediamo un po' chi la spunterà tra Billy e Cree per quanto riguarda la pole position. Billy, come al solito, è il primo a scendere in pista, vediamo un po' dopo chi tra Cree e Crick cercherà di uscire. Cree, eccolo, subito dietro, e Crick in fondo, quindi sta già componendo il trio. Tanto Bois rientra in stanza, e quindi siamo pronti, Luca, in questa qualifica veramente interessante. È sembrato molto più piccolo il margine di Billy Joe, credo che sarà veramente bello vedere chi la spunterà su questo tracciato molto difficile, poi con queste macchine ancora di più. Esce anche Kuntra, giustamente, visto che sono in 12, quindi i primi 4, anche Kuntra, eccolo qua, è uscito dai box, quindi i primi 4 sono già tutti in pista, Luca. Primi 4 tutti in pista, allora andiamo subito a vedere cosa succederà. Stanno scaldando molto veementemente le gomme, anche perché sappiamo che le gomme di queste vetture fanno fatica ad entrare in temperatura, ai piloti servono pronte subito, e quindi bisogna darci dentro di volante a fare questo zig zag sui rettifili, perché bisogna cercare di averle più calde possibili per avere la maggiore aderenza possibile, e ovviamente con la gomma nuova e il carico di carburante ridotto all'osso per il giro veloce. Sì, infatti anche Cree stava scaldando le gomme. Crick molto più veloce nel suo giro, mentre Kuntra sembra un po' più in calma, infatti lui sta cercando di portarle piano piano in temperatura. Credo che ormai ci siamo per Billy Joe, infatti le immagini sono già su di lui alla rivazza 1, rivazza 2, sta per partire il giro. Io credo che a questo punto bisogna seguirlo con attenzione. A questo punto, Luca, io ti direi quasi quasi di vederlo on board. Perché no? Per capire un po'. Perché no? Vediamo. Il tempo precedente delle libere, se non ricordo male, 55-0 o 54-8? 55-8. E allora andiamo, ecco, in onboard. Jacopo, ti lascio a te il giro, vai. Sì, arriviamo a questo punto alla staccata del tamburello. Si frena sui 150, posteriore molto leggero, sinistra, destra, sinistra, aggredire bene i cordoli come sta facendo Billy Joe, portare tanta velocità in uscita per arrivare adesso alla variante Villeneuve. Occhio, perché ingresso molto molto forte, ma il posteriore tanto ballerino, si lavora tanto col volante, leggero sovrasterzo in ingresso, buono in uscita anche se perde leggermente la vettura, e entriamo dentro alla Tosa, tornantone dentro, dove Billy Joe ha un controllo, si è visto anche abbastanza nettamente in ingresso. Queste macchine che vanno tantissimo di sovrasterzo e l'esubero di potenza è veramente alto, quindi c'è il rischio di fare un altissimo testa a coda. Da arriva su verso oddio, adesso un lapsus, Piratella, per la Piratella, bravo, per arrivare alle acque minerali, punto difficilissimo con queste vetture, scarica tantissimo il posteriore, mamma mia, con le punte sulle dita del volante Billy Joe, che però è riuscito in uscita a trazionare molto bene, variante alta, anche chiamata in memoria di Gresini, variante Gresini, si salta sui cordoli destra sinistra, non troppo per non cercare di ribaltarsi con queste vetture, che è molto semplice. Uscita dalla variante alta, ci si mette forse nella staccata più difficile di Imola, la rivazza 1 in discesa, completamente appoggiati sull'anteriore per il leader e campione della categoria Billy Joe. Si butta a sinistra, perde il posteriore, potrebbe aver perso qualcosa. Rivazza 2 ancora di potenza, ha perso la macchina. Abbiamo visto tutto il giro di Billy che va per concludere, Luca. Va a chiudere Billy, vediamo qual è il primo crono di riferimento. 55-8 nelle libere, va sul traguardo Billy Joe a chiudere la sua Super Pole in 55-100, fa 7 decimi meglio, sta arrivando Cree, vediamo se gli strappa la pole, era ad un decimo, si è fermato vicinissimo al tempo delle libere.
E si ferma invece lontanissimo a un secondo e due in un primo 56 secondi. 303 millesimi, sta arrivando Crick, vediamo se si può mettere in mezzo. No, è ancora più lontano a 2 secondi in 57.1. E allora sta arrivando Kuntra, altissimi riferimenti della concorrenza, nessuno sembra aver infilato il giro giusto. E allora vediamo se ne può approfittare Kuntra, che con Crick si gioca un piazzamento importante, il terzo. Arriva in questo momento Kuntra e anche lui anche molto lui alto. Altissimo, io a questo punto inizio a farmi anche la domanda di quanto gli altri piloti rispetto a Billy Joe siano stati in grado di mettere in temperatura ottimale le gomme, perché lo stavamo vedendo, Billy Joe nel suo giro di uscita è andato a mettere davvero tanta energia nelle gomme, zigzagava in tutti i rettifili e ha tirato fuori un gran giro guardando i distacchi degli altri e pensando che tutto sommato Cree aveva fatto comunque già nelle libere un tempo più veloce di questo. Mi viene in mente che forse anche a livello di riuscire a trovare la temperatura ideale sulle gomme, forse gli altri tre, Crick e Kuntra, sono stati un po' più peccaminosi, ecco, fallaci. Sì, è come dici te, la scelta proprio di non scaldare le gomme, come invece ha fatto Billy Joe, secondo me agli altri piloti ha pagato non molto bene questa strategia, perché hanno perso veramente tanto. È anche vero che Billy Joe, rispetto alle prove libere, è stato l'unico a scendere, perché è sceso di circa 7 decimi. Quando tu hai detto prima 55.0 e poi ti ho corretto, ho fatto 55.1, quindi più o meno il livello era quello per quanto riguarda Billy Joe, mentre gli altri hanno fatto fatica. Cree è rimasto quello più vicino al tempo di prima, perché aveva fatto 56.0, ha fatto 56.3. Crick e Kuntra più o meno anche loro sono rimasti su quei tempi, l'unico che è sceso è Billy Joe, però la strategia di Billy Joe è stata veramente perfetta, perché ha scaldato sin dall'inizio le gomme, l'ha tenuto in temperatura e poi l'abbiamo visto come ha aggredito. E oltretutto Luca, non è stato un giro pulitissimo, perché abbiamo visto quanti errori ci sono comunque stati, quindi straordinario Billy Joe, che si conferma l'uomo pole di questa categoria, se non erro le ha fatte tutte lui, tranne forse la prima, quindi notevole prestazione Billy Joe. Ma adesso concentriamoci sul secondo gruppo. Shigasaki, tra l'altro, stavo notando mentre spiegavi insomma questa situazione che nessuno dei quattro piloti attualmente in pista, quindi Shigasaki, AM, Motorino e se non sbaglio c'è Mister Crisit, nessuno di loro ha scaldato le gomme, tutti dritti, tutti senza caricare. Vediamo se il sospetto verrà confermato dal tempo che faranno alla fine della loro Super Pole. Vediamo un po'. Io ho visto per esempio già in questa prima variante Shigasaki entrare meno deciso rispetto a Billy Joe all'ingresso, e soprattutto il rettilineo è lungo, quindi le gomme anteriori si raffreddano tanto, i freni si raffreddano tanto. Anche qua lo vedo molto cauto nell'ingresso soprattutto, quindi non credo che sta spingendo benissimo. Però è anche vero che secondo me per Shigasaki l'importante è stare nella zona di Kuntra e Crick, potrebbe essere quella la posizione è quella lui. Anche perché è proprio la zona alla quale non è riuscito a stare attaccato 7 giorni fa a Laguna Seca, dove ha avuto non poche difficoltà a snodarsi nel traffico. Nel frattempo, prima della conclusione di questi giri, vado a ringraziare Raffaele Lelli per l'abbonamento rinnovato e ringrazio Milady, Luigi 2421, Gallo 96SF e Zeku 945. Tutti un ringraziamento per il follow, grazie. Vediamo Shigasaki che ora è alla Gresini. Molto pulito, onestamente molto pulito, sia in uscita di curva, però ecco, la differenza rispetto a Billy Joe probabilmente è proprio nell'aggressività. Intanto AM ha concluso il giro anticipatamente, perché si ha tagliato e quindi è rientrato in box e presumibilmente partirà ultimo. Mentre Shigasaki ha errore in ingresso, adesso rivazza 1. C'è abbondante cordo in uscita fra le due rivazze per riuscire comunque ad uscire forte, ma sono metri in più. Un giro pulito, molto prudente. Vediamo se gli potrà valere una top 5. Vediamo Shigasaki che va sul traguardo. 55.1 di Billy il tempo da battere. No, si mette solo davanti a... No, si mette alle spalle di Kuntra, ma devono arrivare ancora Motorino e Mr. Crisit che sta arrivando adesso all'ultima curva, lungo anche lui,
Però forse riesce a tenerla, sì, è riuscito a tenerla dentro. Oh, no! Ah. No, secondo me, allora, la possibilità è che forse nell'allungare troppo è andato troppo largo sul cordolo fra le due curve della rivazza e quindi il gioco gli ha annullato il giro. Ah, sì, può essere. Intanto può Motorino... essere anche... va lui a chiudere il giro, lui un po' più aggressivo sui cordoli in questa fase finale, ma secondo me aggressivo perché ha decelerato molto e quindi ha portato poca velocità, la macchina è andata molto verso l'interno una volta impostata la traiettoria. Vediamo se riesce a prendere la posizione nei confronti di Shigasaki, se si avvicina a Kuntra, dove si ferma Motorino, si ferma proprio, sì, davanti a Kuntra di 7 decimi in 1.58.185, ma paga 3 secondi netti di ritardo da Billy Joe, che ha scavato un valico formidabile che è di un secondo e due già solamente nei confronti di Cree. Sì, però se dobbiamo vedere un po' la prestazione di Motorino, molto buona, perché doveva stare più o meno in mezzo tra Cree e Kuntra ed è l'unico che in questo momento è riuscito a starci, quindi diciamo che per Motorino si è messa molto bene questa qualifica. Distacco però Luca abbastanza importante, anche se quello che abbiamo visto in prova libera un po' si sta rispecchiando, eh. Dalla terza posizione in poi più o meno sono tutti abbastanza vicini, i primi due li vedo leggermente più staccati rispetto al resto della compagnia, anche in questa qualifica. Sì, infatti si sta prefigurando un centrogruppo molto vicino e ovviamente non dimentichiamo, la pista a livello tecnico è molto impegnativa, a Laguna Seca era altrettanto impegnativa e gli errori si sono visti, hanno fatto la differenza fra una lotta accesa e una gara in solitaria, qui sarà lo stesso. Sì, infatti poi soprattutto in una gara così lunga, 2 ore e con gli ciclo giorno e notte, bisogna stare veramente attenti, non è facile soprattutto durante la notte rimanere concentrati più a lungo possibile e avere dei riferimenti che possono cambiare in vista anche comunque che la luce ti sparisce davanti agli occhi, quindi la visuale deve un po' abituarsi poi dopo al buio e poi all'alba durante il Gran Premio. Intanto stiamo vedendo Luca, uno dei due diciamo wild card di questa gara, Slayer, che è anche uno dei primi che è sceso in pista, quindi io direi di fare un giro con lui per capire un po' come se la cava il pilota, che si gira in questo momento fortunatamente in mezzo alle due rivazze. Speriamo che non gli andiamo in giro, perché bravo, sarebbe veramente un peccato. Si ferma perché sta arrivando qualcuno. Sì, però Sanna mi sembra abbastanza dietro. Era Chris e parte lui per primo. Parte Chris e quindi lo ha lasciato sfilare. Ora si lancia, non farà bene alle gomme che saranno sicuramente raffreddate. Sì, intanto vediamo Chris che a questo punto si lancia. Molto interessante perché comunque possiamo avere quasi un confronto diretto tra lui e Slayer, visto che sono molto vicini. Vediamo un po' se anche ad occhio vediamo qualche avvicinamento da parte del pilota che sta alle spalle del aggressivo pilota inquadrato. Però non è riuscito poi ad attaccare il richiamo a destra del tamburello. Era entrato molto aggressivo Chris a sinistra del tamburello, poi però la vettura si è scomposta, ha fatto fatica a richiamarla verso destra. Sì, ha fatto molta fatica. Qua molto meglio Chris nell'entrata della Villeneuve, sta cercando ovviamente di spingere. Oh! Dietro Slayer si gira. Si è girato, si gira Slayer, ancora un errore. Eccolo qua le immagini, infatti sono andato a pescarlo subito e anche lui partirà nel fondo. Quindi insieme ad AM un'altra pilota senza crono. E anche Mr. Crisit che non è riuscito a fare il crono, che è già 12esimo dal gioco, quindi sì, abbiamo praticamente tre piloti sicuramente in fondo. Vediamo questi tre che sono ancora in pista con Chris davanti a Sanna e a Bois. E allora andiamo a vedere come approccia la variante Gresini Chris, che vediamo aggredisce senza andare sul salsicciotto, lo prende invece nel richiamo di sinistra su due ruote, non proprio come Tarquini, ma questa la salvo. Bella immagine, vediamo la rivazza che è stato un punto molto determinante prima nel secondo gruppo con svariati errori anche di Billy Joe che non era, aveva impostato bene. Bene Chris in teoria nell'ingresso e anche nell'uscita non male, potrebbe essere un giro abbastanza interessante, vediamo dove si può piazzare. Arriva Chris Otto sul traguardo per andare a chiudere il suo giro di Super Bowl qui ad Imola.
Tempo da battere per Billy Joe 55-1, 56-3 per la prima fila, 58 per andare da Motorino. Si ferma in settima posizione in 2 minuti netti e 232 millesimi. Sta arrivando Sanna. Vediamolo sul traguardo. E dopo di lui Boa. L'altra wild card insieme a Slayer. Taglia in ottava posizione, 2-1 e 2. Manca sì, solo tempi Boa. Tempi molto più alti, eh. Guardando, tempi molto alti. Guardando dov'è Boa, se non aveva un distacco eccessivo all'inizio del giro, secondo me non è un super crono. Sì, direi abbastanza rilassato, Sì, potrebbe tranquillamente piazzarsi addirittura dietro a Sanna. A quasi ad AM, che è a 12-9. Vediamo Boa che arriva sul traguardo. E infatti è decimo, se non vado errato. Sì. Decimo in 2:10:09. L'avevo detto, insomma, a livello visivo si capiva che era un giro abbastanza tranquillo da questo punto di vista. E quindi questa è la classifica finale con Billy Joe, Crick Crick Motorino, che potrebbe essere un avversario interessante, e Kuntra che ora puntava alla terza posizione di Crick, ma vede Motorino fra sé il suo diretto rivale. Una massima attenzione alla partenza, perché potrebbe succedere davvero di tutto, non dimenticando che la gara è davvero molto lunga. Shigasaki in sesta posizione, seguito da Crisotto, poi Sanna, AM, Boa, e chiudono Slayer e Mr. Crazy. Intanto vetture con il sole che è andato ulteriormente giù sono sulla griglia di partenza per gli ultimi aggiustamenti, gli ultimi conciliabili anche a livello tecnico, prima del semaforo verde che darà il via a quest'ultimo appuntamento del BMW Historic Championship. Billy Joe davanti a tutti con una prestazione superba in Super Pole, 1:02 rifilato a Cree in qualifica, pronti per affrontare i 4.909 metri del circuito di Imola, le 19 curve, questo tracciato intitolato, lo vedete in maniera chiara ed evidente, alla memoria di Enzo e Dino Ferrari, due nomi, il fondatore e il figlio della casa del Cavallino Rampante, fondato nel 1953, ha subito diversi restyling nel corso del tempo. Quello che probabilmente più di tutti ricordano è dopo l'incidente di Senna, quando dal 1994 al 1995 sono state inserite una nuova variante bassa e appunto le due chicane del Tamburello e della Villeneuve, circuito che poi nel 2008 è tornato a subire dei lavori, nel 2008-2010, con la configurazione attuale dove è stata eliminata la variante bassa per fare spazio a questo rettilineo di poco meno di un chilometro che collega direttamente la seconda della Rivazza con la staccata della variante del Tamburello. Ma ci siamo! Ci siamo, e allora massima attenzione alla partenza. Spesso in stagione abbiamo visto delle false partenze, allora luci rosse, partono le vetture con l'ottimo scatto da parte di Billy Joe. Criva subito a difendersi, occhio al mucchio al centro, con non tutti i piloti che hanno acceso i fari. E allora Billy Joe, Cree, Motorino, Crick, Motorino, Kuntra, Shigasaki, Sanna, AM, che ha guadagnato molte posizioni, è già in ottava posizione AM. Poi c'è Mr. Crisit, anche lui molto bene, Chris 8, Slayer e Boa. Subito battaglia in mezzo al gruppo con Sanna attaccato da AM che sta cercando di recuperare, battaglia accesissima dietro, ricordiamo gara lunghissima, siamo quasi attorno a 2 ore di gara. Occhio, perché qua la lotta è vivissima con AM che sta cercando di farsi strada nei confronti di Sanna, va ad affiancarlo nella salita che porta alla Piratella, dovrebbe riuscire, si agganciano clamorosamente, e sono altrettanto clamorosamente infortunati a non finire in barriera. Però attenzione dietro, perché sta sovraggiungendo, credo, Slayer. Sì, Slayer, Boa, dietro c'è stato un parapiglia,
Ma tutto sommato sono stati molto fortunati, Luca, perché l'aggancio potevano andare direttamente a muro, invece praticamente si sono girati parallelamente all'erba e riescono a continuare entrambi, fortunati loro, perché la gara è veramente lunga e rovinare subito in questi pochi metri non sarebbe stato ideale. Sì, infatti c'è stato anche un po' di misunderstanding, perché da quello che si è visto in diretta Emmet è rientrato a destra prima che fosse nettamente davanti a Sanna, che ovviamente era lì in traiettoria, non poteva sparire, si è rischiato un grosso patatrac. Intanto vanno via i primi quattro con Billy Joe, Cree, Crick e Motorino che vanno a braccetto. Jacopo, l'abbiamo visto spesso all'interno di questo campionato, spesso Billy Joe è riuscito a fare la differenza creando gap al primo giro. Guarda Cree invece che va all'attacco all'esterno del tamburello nei confronti fronte di Billy Joe, che lascia sfilare Cree, che tira uno staccatone riuscendo a tenere dentro la vettura. Ne stavo proprio parlando del fatto che Billy Joe spesso e volentieri si era trovato nella condizione di avere un secondo e mezzo, due secondi e mezzo di margine dopo un giro e amministrare il maggior passo subito da un margine abbondante, cosa che non gli è riuscita oggi, ed è arrivato anche l'attacco di Cree che si è preso la vetta. Ma ovviamente Billy Joe sa che in questo momento non deve fare follie. Sì, diciamo che Cree sta facendo la tattica, secondo me, giusta, è quello di spezzare un po' il ritmo Billy Joe, perché si è visto che il pilota leader e vincitore del campionato ha qualcosa in più su questa pista, quindi giusto mettersi davanti. Ha sfruttato la scia benissimo del rivale, poi ha fatto una super staccata all'esterno, però lo vedo che sta lottando col coltello fra i denti, col posteriore che tende a muoversi sempre e tanto, soprattutto nelle fasi di staccate. Billy Joe si avvicina con una guida leggermente più pulita, dietro Crick sta facendo un filino più di fatica, ma tiene il ritmo, come tiene il ritmo anche Motorino. Ecco, in questo momento i primi quattro hanno impresso un bel ritmo. Kuntra forse in quinta posizione è stato sorpreso da questo cambio di passo dei primi quattro. E Cree sta anche cercando di andare via, sta cercando di scavare margine nei confronti di Billy Joe. Ricordiamo però pit stop obbligatorio, ma gara lunga, l'unica endurance, non abbiamo quindi mai visto i piloti cimentati all'interno di questa distanza di gara così lunga, mentre andiamo con il sole che tramonta on board con Crick, che vede molto vicino, bisogna ammettere, il posteriore della vettura di Billy Joe, forse un po' di braccino. Sì, un po' di braccino, ma io credo anche, guarda questo sole Luca, che si vede bene, che sta entrando praticamente nella visuale dei piloti. È una fase, diciamo, molto difficile della gara, perché comunque in alcuni punti non riesci a vedere bene la traiettoria, devi cercare un po' anche andare un po' ad occhio, a sensazione, capire bene dove staccare, ed è una fase, diciamo, adesso anche abbastanza interlocutoria, perché comunque gara molto molto lunga, siamo solamente al terzo giro di 39 e ancora dobbiamo passare tutta la notte, quindi diciamo che le vedremo sicuramente delle belle davanti, però già sono belli che accesi, occhio perché comunque non si staccano e stanno veramente molto attaccati l'un l'altro. Sta facendo passo in 56,6 Krieg, è l'unico dei piloti a scendere sotto il 57, 57,9 per Billy Joe, 57,8 per Krieg, 57,7 per Motorino, mentre Kuntra 58,8, continua a perdere ed effettivamente lo vediamo anche un po' più sporco nella guida. Sì, un po' più sporco, soprattutto per quanto riguarda il passo, non eccezionale in questo momento da parte sua. Sta portando dietro di sé a M, Mr. Crisit, che è uno dei primi a prendere penalità, insieme anche a Crick, che ha preso già la penalità di un secondo, due secondi, e dopo vedremo a fine gara. Comunque sono i primi due piloti che hanno preso penalità. Dietro poi dopo abbiamo Chris, Sanna, Slayer e Boa, che chiudono lo schieramento, ma io credo, Luca, che dobbiamo andare davanti, perché sono comunque molto vicini i primi quattro, con Cree che sembra addirittura allungare qualcosa sui suoi inseguitori. Cree si sta imponendo un ottimo ritmo, sta cercando di allungare il gruppo e ci sta riuscendo, perché rispetto ai primi due passaggi si sono un po' dilatate le distanze fra i primi quattro. Vediamo come andranno a chiudere questo terzo passaggio della gara, mentre il sole continua a scendere e direi che tra poco le luci saranno utili per tutti. Non le ha ancora accese Motorino in quarta posizione, ma credo che lo farà a breve. Va a chiudere il terzo passaggio Cree, che chiude, credo, vediamo se ripete il 56, 56,3 per 56,5 di Billy Joe, e 58,0, che credo sia stato un 56,0, no, 57,0, quindi ha preso un secondo di penalità. Sì, sì. 57,6 per Motorino, sono abbastanza vicini, ma ora è arrivato uno strappo
al livello di passo un pochettino più deciso da parte di Cree e Billy Joe. Sì, soprattutto intanto il motorino accende i fari in questo momento, quindi sì, il buio comincia ad essere importante. Cree sta girando sui tempi che ha fatto in qualifica, 56.3 era in qualifica, 56.3 in questo momento in gara. Ha alzato invece Billy Joe, che ovviamente sta seguendo il caposquadra, e dietro Cree in questo momento segue molto bene. Là alle spalle invece Kuntra si è staccato con Shigasaki, che stava duellando con Mr. Crisit, che infatti si è girato. Ecco, stavo vedendo che stava perdendo posizioni, si è girato la variante Villeneuve, Luca. Persa la Villeneuve probabilmente sul cordolo esterno, non abbiamo potuto vedere se effettivamente ci sia stato un contatto fra i due, ma credo possa essere stato un errore in solitaria, anche se bisogna ammettere che non è facile perdere il controllo delle vetture, perché hanno comunque un ottimo grip una volta che si è anche sul tappetino verde. Wow, che salto qua da parte di Cree, mentre Billy Joe ora si riavvicina un pochettino, come a dire io sono ancora qui, e anche Crick non è lontano, mentre ha perso terreno è motorino. Sì, motorino che ha perso qualcosa, giustamente forse non vuole rischiare di compromettere una sua ottima partenza in questo momento. Là davanti hanno qualcosa in più rispetto a lui, che però si trova in quarta posizione ottimamente e anche abbastanza in solitaria. Dietro il gruppo Luca molto più sgranato rispetto là davanti, i primi tre invece sono a 1:08 attaccati l'un l'altro, e vediamo nell'onboard come sta cercando di copiare le traiettorie Billy Joe davanti a sé, a Cree, che sta cercando di fare l'andatura e soprattutto di creare una fuga, uno spazio, quel minimo necessario per stare tranquillo, ma Billy Joe non gli lascia. 56.9 per Cree, per 56.6 di Billy Joe, migliora addirittura Cree che fa 56.5. E infatti si era un po' riavvicinato in questo passaggio, millimetrici sui cordoli in cui assaltare. Sì, io vedo, Luca, non so te, però dei tre quello che guida in maniera più tranquilla, più, anche se non si direbbe, è Billy Joe, quello che lo vedo meglio. Invece gli altri lo vedo molto più al limite, soprattutto non in percorrenza ma in frenata. In frenata vedo molta differenza tra Billy Joe e il resto che gli sta attorno. Vediamo se è una differenza che si protrarrà per l'intera gara, perché potrebbe far la differenza. Nel frattempo vado a ringraziare Andrea Bad 79, 17° rinnovo consecutivo dell'abbonamento. Importante, Luca. A 20 gli diamo il premio, non so, il cucchiaio di legno. Dietro intanto lotta per l'ottava posizione con Crisit, che sta davanti a Chris, che ovviamente sono i più vicini. Là davanti ci dovrebbe essere stato un errore, perché Billy Joe ha perso tantissimo, infatti forse alla variante Gresini, infatti si è attaccato Crick, che per un momento si affaccia ma poi decide di mettersi dietro con un po' di tranquillità. Billy Joe la sta prendendo con calma, ma devo dire che è la prima volta che lo vediamo un po' più in difficoltà a mantenere il passo. Io, Luca, direi che non la sta prendendo con calma, nel senso che Cree davanti sta mantenendo un ritmo interessante, 57.1 per lui, e ancora comunque martella su quei tempi. E intanto gli altri invece sono alzati tutti sul 58, ovviamente per l'errore di Billy Joe. Motorino comunque si è staccato, sì, ma li vede ancora col 58.4, ancora non è lontano dalla zona podio. E non dimentichiamo quanto è lunga la gara, quindi bisogna anche trovare il giusto metro di valutazione dei rischi. Non dico che la paragoniamo a una 24 ore, ma ecco, già correre. Errore di Shigasaki, passa Mr. Crisit. Credito probabilmente troppo il cordone dietro l'errore. L'errore di Chris, che è riuscito a tenere la vettura. Mamma mia, quanto ha rischiato. Non so se si è fatto prendere, diciamo, alla sprovvista dall'errore di Shigasaki di trovarsi una vettura lenta lì all'uscita del tamburello. Può essere, sì, perché comunque di colpo si è trovato davanti una vettura molto più lenta. È vero che era distante, ma poteva anche rimanere ferma, e quindi probabilmente anche uno scarto
precauzionale l'ha portato quasi a commettere un errore grave, però è riuscito a rimediare. Ti volevo far notare, Luca, Kuntra e lo stesso AM hanno girato alla pari di motorino. Sta a vedere che per loro in questo momento la fregatura è stato come hanno impostato il ritmo, perché Kuntra in questo momento si sta velocizzando, ma paga 5 secondi da motorino che è in quarta posizione. Kuntra probabilmente ha fatto una partenza un pochettino più cauta, però ovviamente adesso la sta pagando, anche perché in una gara molto lunga, dove sì, c'è la sosta obbligatoria, a volte avere la possibilità di avere l'esca davanti di un pilota che ti fa compagnia, ti fa da traino e da aiuto, perché a volte se no perdi un po' l'orientamento in pista di quello che sta succedendo. Stiamo vedendo intanto i veri passi, 56,9 ancora per Cree, che sta mantenendo un ritmo importante. Billy Joe guadagna qualcosa, ma non tantissimo, 56,8, 57,4 per Cree, che ha commesso qualche errore, ma comunque rimane ancora attaccato a Billy Joe. E motorino e Kuntra hanno girato di nuovo in 58,5, 58,4, e lo stesso AM 58,7. Quindi i passi sono abbastanza equivalenti un po' tra i piloti, però la differenza l'ha fatta i primi 4-5 giri, nella quale i primi 4 si sono staccati e poi adesso stanno andando del proprio passo. AM deve recuperare 8 secondi nei confronti di Kuntra. Ripetiamo, la gara è ancora lunghissima, siamo al settimo giro di 39, quindi c'è ancora tutto il tempo del mondo, però 8 secondi sono tanti. Infatti si sono creati questi gap con motorino che ha 5 secondi su Kuntra, Kuntra che ne ha 8 su AM, AM che ne ha 8, però là si gira molto più piano, su Mr. Crisit, insomma, è da vedere. Sguardo nella notte di Imola con Kuntra in questa, diciamo, scenica gara Imola, e vede là davanti motorino, comunque lo vede, le luci, e forse aiutano. Ha guadagnato anche qualcosa, e forse pure ha guadagnato qualcosa. No, io volevo, stavo pensando, magari potremmo chiedere alla casa, questa qui in discesa, la signora che è in discesa, la staccata dalla rivazza, se è pronta la pasta, no? È sera, un arrostino, no? No, niente, no. Vabbè, signora, mi scusi. Io credo che più che altro i signori si lamenteranno un po' di questi rumori di BMW che girano anche durante la notte. Anche. Davanti non ce n'è, Cree 56,7. Sta allungando su Billy Joe in maniera netta. Tutti gli altri sopra il 57. Ma inizio a pensare, ma non è che Cree magari ha un po' meno carburante? Vuole farne due? Essere. Può essere, perché abbiamo visto tutti i Gran Premi, Luca, che erano più o meno nella distanza di un'ora, anche meno, che tutti si fermavano agli ultimi giri. Mamma mia, intanto come la messa di traverso. E Crista, guarda che lampeggia, che sta già arrivando a un doppiato, è buà. Sa che non deve perdere tempo. E quindi la strategia che hai detto te, Luca, può essere interessante, perché non credo che tutti vogliono arrivare fino in fondo a questo punto, e chissà se magari, tanto Boas si sposta, chissà se magari qualcuno non vuole tentare proprio il cambio gomma addirittura. Potrebbero, anche perché è una gara molto lunga, vediamo, non so se la gomma effettivamente può arrivare così lunga. Crick. L'ha impostata un po' male, perché si è ritrovato praticamente il doppiaggio di Boa in mezzo alle acque minerali, e è andato un po' più largo ad impostare l'ingresso della seconda delle acque minerali, si è trovato sbilanciato poi quando ha dovuto chiamare la macchina all'interno, ha dovuto chiamare più sterzo, e quando era sul gas ovviamente si è fatto sentire l'angolo di sterzo maggiorato. Intanto penalità anche per AM e per Shigasaki, anche loro si aggiungono alla lista dei cattivi con qualche secondo di penalità, mentre dietro motorino ha fatto, credo, un errore, perché ha perso tantissimo nel giro precedente, e Kuntra si sta avvicinando. Attenzione, intanto... sì! È passato, si è girato! Sì, motorino, si è girato. È proprio andato a muro. Ma stranissimo! Era in fondo alla rivazza! Vediamo se rientra, no, però c'è la parte anteriore completamente... Destra. Sì, completamente sul paraurti anteriore. Ma è non vorrei che ci sia stato un contatto con Bois, perché anche Bois l'ho visto, infatti guarda, Bois anche lui l'avevo visto male. Io non vorrei che ci sia stata un'incomprensione, ne ha approfittato Kuntra
un'incomprensione tra i due, perché è troppo strano vedere comunque un motorino in quel punto con la vettura distrutta. Era molto strano, perché infatti ho avuto modo anche io di girare su questo tracciato anche a gomme fredde. Quando fai la piega a destra in discesa verso la rivalsa non hai problemi di aderenza. La notte comincia a mietere vittime, attenzione, perché potremmo vedere e assistere a tanti colpi di scena con motorino adesso di traverso nel tentativo di recuperare su Puntra. Lo vedo arrabbiato. Mentre davanti Luca, Cree e Billy Joe, 57-4, 57-3, passo identico. Chi sta abbandonando un po' la presa è Crick, dei primi tre. Si sta riaprendo ora la forbice che abbiamo visto per tutte le altre gare del campionato, con Cree e Billy Joe a fare un mestiere mediamente diverso dalla concorrenza. Anche se Cree in questo momento ha aumentato il distacco, credo che ci sia stato un altro errore di Billy Joe, sempre la variante alta. Sì, di nuovo, due volte su due alla Gresini. Forse non vorrei che Billy Joe sia... Adesso tiro fuori la, come si dice, il coniglio dal cilindro. C'è un po' la sindrome di Leclerc, cioè attacca tantissimo i codoli, ma ti prende anche il rischio dopo. Nel punto in cui proprio Leclerc poi si è girato nella Formula 1. Nel reale. E però guarda Cree, secondo me è anche il fatto che Cree comunque mantiene un ritmo che è un martello. Cioè andare a prendere comunque un decimo devi essere super aggressivo, super combattivo, però ti espone ai rischi, perché là davanti non ti molla di un centimetro. E anzi questo tira e molla comunque fa rientrare Cree, che comunque è sempre lì, 57-6 anche lui. 57-6, infatti un secondo e uno più veloce di Billy Joe nell'ultimo passaggio, che vede più vicino Crick ai suoi specchietti di quando in realtà poi invece Cree vede a Billy Joe, perché ci sono 3 secondi e 7 fra Cree e Billy Joe, ma ci sono solamente 2 secondi fra Billy e Crick. Sì, diciamo che i primi tre sono molto vicini e questo fa sì che aumenti tanto lo spettacolo. Poi i distacchi si cominciano a dilatare, con Puntra che è a circa 17 secondi dal leader e ha un vantaggio di 2 secondi sul motorino, e poi abbiamo AM che ha circa 5 secondi di vantaggio, poco meno, su Mr. Crisit. E quindi poche battaglie, tanto ritmo, però si comincia a vedere i veri valori in campo. 3 secondi e 7, vediamo se Billy Joe avrà, diciamo, il colpo d'orgoglio di voler provare a spingere, di provare ad andare a riprendere Cree. Sì, diciamo, vediamo un po' se ci potrebbe essere questa riscossa da parte di Billy Joe, che però dai tempi non vedo anzi un livellamento dei due molto molto importante, con il distacco che è salito sopra i 4 secondi. Io credo che Cree va ancora a girare sul 57 netto, o 56 alto addirittura, 57.1 infatti per lui. Billy Joe io credo che è un 57.5, vediamo un po', 57.2 invece, 31 millesimi Luca, anzi 21 millesimi Luca. 21 millesimi e sta arrivando su un altro doppiaggio, credo dovrebbe essere quello di Sanna che è molto indietro, non so se ha fatto già una sosta, purtroppo se l'ha fatta ce la siamo persi, ma è molto indietro, infatti lascia sfilare ora il leader della gara. Secondo doppiaggio. Wow. Che traverso di Cree. Ma sto vedendo che devi aver preso molta padronanza, perché non è la prima volta che ci fa vedere questo ingresso di traverso la Tosa. Comunque Luca, ti sento leggermente male con le cuffie, sento abbastanza gracchiare, no? Non so se riesci a sistemare in brevissimo Non so se è il microfono o sono le cuffie. Perché ti sento abbastanza gracchiare. Vediamo, non so se magari dalla chat ci possono far sapere se l'audio è buono. Nel frattempo, primo messaggio in chat per GiulioX0467 che dice: forza Boa! Boa che in questo momento è in 12ª posizione, sta facendo esperienza, macchina danneggiata, non facile per lui in questo momento, però tutta esperienza per lui.
avanti, diciamo che sta facendo appunto chilometri, se un, anche un po' un test da questo punto di vista per lui. E tra l'altro, per chi non lo avesse capito, ovviamente il nickname di Boa è incentrato tutto quanto... No, ci dicono che ci sentono bene dalla chat. Ah, ok. Può essere un problema mio, allora. Fortunatamente, bene così. Nel frattempo dicevo, ovviamente, per chi non l'avesse capito, l'intero nickname di Boa ruota tutto quanto intorno a Kimi Raikkonen. Boa, il... la frase tipica di Kimi Raikkonen quando gli vengono fatti... venivano fatte domande in conferenza stampa, e poi ovviamente KR7, Kimi Raikkonen 7, il numero di gara. Box per Motorino, il primo dei piloti a rientrare. Non vorrei che magari voglia mettere a piano anche il danno dietro di lui, anche AM si ferma, primi pit stop, vediamo se arriva solo il rifornimento o un cambio gomme, perché siamo all'11 di 39 e secondo me qui siamo sulle due soste. Solo il rifornimento. Box anche per AM, per Shigasaki. Vediamo AM se cambia, no, le gomme. No, non gomme cambia anche lui. Gomme sono ancora buone. Credo a questo punto che o cambieranno le gomme per l'ultimo stint o non le cambieranno. Almeno nel loro... Vediamo se verranno seguiti, perché potrebbe essere anche una... una strategia a tre soste che magari non tutti copieranno. Sì, con AM che è ripartito subito dietro a Motorino, quindi ha anche imbarcato meno benzina del suo rivale, infatti è molto più vicino. Sta rispetto all'entrata di box. Slayer, no, un doppiaggio, no, credo. Sì, è Boa che passa, però credo che darà subito strada. Infatti, oh, si è girato in pista! Mamma mia, evitato da AM per pochissimo. Mamma che pelo. AM rischiava di ritrovarselo al centro del tamburello, evitato per pochissimo. Allora Luca, AM e Motorino si sono fermati dopo 11 giri, quindi diciamo che loro può essere improntata su due soste addirittura la strategia. Beh sì, intanto davanti, giro precedente 57.4 di Cree, 57.3 di Billy Joe. Questo giro 57.3 di Cree, 57.2 di Billy Joe. Si confermano su identici. Sembra di vedere Verstappen e Leclerc. Sì, praticamente il paragone è azzeccatissimo. Dietro invece Crick ha fatto credo anche qualche errore, ma ha mollato un po' la presa. Ha mollato un po' la presa perché là davanti hanno... stanno facendo un ritmo onestamente infernale, con Kuntra che invece sta girando sul passo del 59, sta gestendo la sua quarta posizione. Deve stare però attento a Motorino che si è fermato, e sarà veramente curioso i suoi tempi adesso con carico di benzina e con AM dietro, perché AM comunque il ritmo stava veramente facendo bene ed è attaccatissimo a Motorino, quindi può essere interessante questa lotta anche per vedere dove potranno arrivare. Potrebbero anche aver fatto solo una sosta e che questa sia la sua unica sosta, ma vedremo nel corso del Gran Premio, perché la gara è lunghissima, siamo ancora neanche a metà. Cerchiamo di capire anche quello che sarà il passo di gara di Motorino e AM dopo la loro sosta, perché davanti diciamo il principale rivale di entrambi a questo momento è Crick, visto dove era Motorino. Sì, Crick e Kuntra soprattutto, anche Kuntra perché era molto vicino a Motorino, gli stava 2 secondi avanti, quindi diciamo la loro lotta è per la quarta posizione. 59.3 di Kuntra, 58.7 per Crick, e ora invece arriva il primo giro lanciato per Motorino e AM, occhio. Con AM che si affianca, attenzione perché all'esterno, tiene all'interno, tiene all'interno Motorino, ma questo non so se va bene a nessuno dei due, AM in questo momento è molto più veloce di Motorino, eh. È molto più veloce anche da come ha fatto il giro dell'outlap e da come sta guidando più pulito, anche se in questo momento è abbastanza nervoso nei confronti di Motorino. È una lotta che, come hai detto te Luca, non fa bene soprattutto se il loro rivale è Kuntra, che è in quarta posizione. Altro strappo intanto davanti da parte di Green nei confronti di Billy Joe, 57.0 per 57.9. Luca, io vedo là davanti un Cree in versione Leclerc e un Billy Joe in versione Verstappen. Errore, scusami, ancora
di motorino AM alla Gresini, come la Villeneuve no. prima, si ritrova all'esterno. No. Lascia andare. Infatti. Prova a preparare l'uscita, aggressivo. Mamma mia, super aggressivi entrambi. Nessuno dei due è riuscito a mettere la potenza a terra bene in uscita. Sono andati molto sul cordolo e nessuno dei due ne ha approfittato. Sì, ma questo duello li sta facendo perdere tantissimo. Ovviamente Motorino sta cercando di difendere la posizione, ma questo va tutto a vantaggio di Kuntra, che ha girato nell'ultimo giro 59.7. Io, Luca, sono curiosissimo del loro giro in questo momento, che hanno duellato per praticamente tutto questo giro. Allora andiamo a vedere, perché è arrivato un 59.7, 155 per Kuntra. Arrivano Motorino ed AM. 2 e 1, 59,9, perdono, girano quasi uguale, ma anzi perdono un paio di decimi. Sì, perdono, e soprattutto hanno fatto una battaglia lunghissima, hanno perso veramente poco, quindi il guadagno c'era nei confronti di Kuntra, ma facendo così si stanno disturbando a vicenda. Ma là Kuntra davanti sta andando lungo, e io non vorrei che Kuntra vada sulla sosta singola come tutti gli altri che non si stanno fermando. Bisogna capire anche se Motorino e AM si sono fermati prima e riescono ad arrivare in fondo. Magari anche hanno cercato di anticipare la sosta. Potrebbe anche essere, purtroppo i quantitativi di carburante non li conosciamo. Ancora AM, attenzione sul Motorino, la piratella. Secondo me AM ne ha di più e non di poco. Invece errore. Sì, invece da sottolineare, Luca, Billy Joe penalità, e io credo anche una penalità importante, perché il distacco non è cambiato, ma nel tempo sul giro ha perso praticamente 4 secondi nei confronti di Cree, quindi potrebbe essere addirittura, forse ti dico, 3 secondi di penalità per Billy Joe, se non 4, perché il distacco è 4. Rimasto indifferente praticamente. Svolta importante nella gara là davanti. Ancora AM ha fatto un errore e già dopo poche curve è tornato nel posteriore di Motorino. Vediamo. Più forte in frenata, Luca. Sì, guarda qui come arriva vicino. Ce l'ha adesso. Adesso è molto vicino. 57-1 Cree è un martello. 58-0 di Crick, 59-3 di Kuntra. Vediamo se AM riesce ad andare all'attacco nei confronti di Motorino. Prende tutta la scia. Lo sappiamo che con queste vetture la scia è un po' meno effettiva. Prova ad andare all'esterno, non riesce neanche ad affacciarsi alla fine. Hanno girato. Mamma mia, come gli è entrato sotto in frenata. Potrebbe riuscire in uscita qua, perché è uscito male Motorino. È uscito male Motorino, ma non è troppo vicino a AM. L'abbrivio verso la staccata della Villeneuve non è lunghissimo. Infatti AM rimane dietro. AM ha girato 58,2. Motorino ha preso 59,3, sì. Un secondo hanno guadagnato, ma tanti hanno preso penalità in questo giro, Tanti hanno preso penalità. Gli unici immacolati in questo momento sono Cree e Kuntra, oltre anche a Zanna e Bois. Andiamo in onboard con AM, regia. E mettiamo subito l'onboard di un aggressivissimo AM. Vediamo se riesce qua. Secondo me può sfruttare un po' di più l'uscita. Sì, diciamo che però lui è forte soprattutto nelle frenate più importanti, Luca. Io ho questa sensazione che nelle frenate quelle toste, quindi quando devi decelerare molto la vettura, è fortissimo AM. Quando invece devi cominciare a far scorrere, invece Motorino sembra dare qualcosina rispetto al suo rivale. Mamma mia, qua. Lampo di Billy Joe, 57,9 di Creeper, 56,9 di Billy. Attenzione, aspetta, attenzione, Luca, la rivazza potrebbe essere buona per... Vediamo se affonda, no, staccatona! Ma lungo! Motorino, infatti! Occhio perché può preparare di nuovo la buona uscita! Non riesce! È uscito meglio Motorino! Kuntra sta girando in 2 minuti netti, quindi potrebbe ancora guadagnare nei confronti di Kuntra questo... duo che si sta giocando in questo momento l'ottava e non a piazza, ma virtualmente stanno giocando 7, anche per la quarta. 58 alto per entrambi. Ancora AM si affaccia. Niente. È lungo! Lunghissimo stavolta Motorino.
C'era riuscito a tenerla dentro la rivazza, non riesce al tamburello e alla fine AM scappa via. L'errore di Motorino. La pressione della staccata, perché Luca abbiamo visto come nelle frenate più decise AM aveva nettamente qualcosa in più rispetto a Motorino. Motorino ovviamente ha giustamente allungato la staccata per difendersi, ma tutto questo ha portato all'errore del pilota che si stava giocando la posizione con AM e adesso si ritrova dietro. Vediamo il passo di AM nei confronti di Kuntra, che sembrava nettamente superiore. Occhio, perché AM può ritornare in lizza per la quarta piazza. Vediamo allora quello che sarà il passo di AM ora che è da solo davanti, ora ribaltati invece, stavolta è Cree a fare 56,9 per 57,5 di Billy, sempre 4 secondi. Ha sbagliato qualcosa Cree, perché ha perso quasi un secondo in questo tratto nei confronti di Billy Joe, è risceso il distacco a 4 secondi, si vede che sono molto al limite i due. Sono molto al limite effettivamente. Crick dietro ormai non è lontanissimo, perché Billy ce l'ha ad 8 secondi, ma ovviamente il passo non permette un recupero facile. Sì, diciamo che sta nel mezzo, no? Tanto anche ottima risposta di Kuntra, 58,9 è veramente importante per lui, ma attendiamo il passaggio degli altri piloti, soprattutto di AM, per capire se ha guadagnato ancora qualcosa, anche se tra un po' si troverà nel traffico di Shigasaki. Vediamo AM che passerà sul traguardo, passa ora in 57,8, guadagna un secondo e uno. Sta girando forte AM, sta girando veramente forte. Come dicevi, sta arrivando il traffico di Shigasaki, che sta girando in 2 minuti netti, quindi gira quasi 3 secondi al giro più lento di AM, che dovrà cercare un sorpasso quanto più immediato possibile nei confronti di Shigasaki. Shigasaki che a Laguna Seca, Luca, se ti ricordi, era molto forte in percorrenza e poco forte nelle staccate, diciamo, importanti, no? Ad esempio come in curva 1 la Laguna Seca. Potrebbe essere un'arma importante che può sfruttare AM, che abbiamo visto nella battaglia con Motorino essere molto forte nelle staccate decise. Dato un po' largo AM in uscita dalla piratella. Sì. Mentre davanti ancora 57,2 Cree. Billy, un'altra penalità credo, Sì, importante. Secondo me ha preso 5 secondi. Ah, può essere, sì. Qua sta andando tutto verso la direzione di Cree questa gara. Intanto Shigasaki è uscito malissimo. È uscito male Shigasaki dalla variante Gresini, e allora M ha l'occasione di mettere davanti le ruote. È importante questo sorpasso, infatti c'è. Prova a resistere Shigasaki, ma poco AM sale in settima posizione. Vediamo quanto ha girato in questo passaggio, perché il traffico di Shigasaki alla fine non è stato poi così pesante. Influente direi addirittura, Luca, perché alla fine l'ha passato subito sul dritto, non ha perso niente. 59,0 di Kuntra per 59,9. Alzato, Sì. E bisogna capire anche se magari ha preso qualche penalità, perché l'abbiamo visto uscire alla piratella comunque, quindi magari il gioco ha dato qualche secondo di penalità. Va a chiudere il 18° passaggio, qui siamo a metà gara, 57,781 per 59,1. Secondo me Billy Joe ha preso un'altra penalità, perché ha accorciato. Sì, ha sicuramente guadagnato, però ha preso un'altra penalità. Io credo che Billy Joe sta rischiando addirittura di avere circa 10 secondi di penalità in totale. Sarebbero sufficienti a mettere in discussione la sua seconda posizione nei confronti di Crick. 6 secondi, infatti, guardate le penalità. 6 secondi di penalità per Billy Joe, 2 secondi per Crick, e quindi a 4 secondi di penalità in meno, ed è virtualmente quindi a 5 secondi da Billy. 6 secondi di penalità, tantini per quanto riguarda Billy Joe,
ed è difficile che possa estromettere dalla vittoria Cree a questo punto, perché deve guadagnare praticamente 10 secondi in metà gara, e col passo di entrambi la vedo veramente difficile. Ma sto tornando sotto da un paio di passaggi, non so se Cree magari se la sta prendendo un po' comoda conscio delle penalità di Billy, ma da un paio di giri Billy sta tornando sotto e il trend si sta confermando anche per questo passaggio. Attenzione perché davanti c'è una vettura senza un faro, credo sia buona. Senza due fari, sì, distrutta la macchina. Ai ai ai. E sta arrivando Cree, attenzione, fase delicatissima, speriamo che il pilota si sia accorto e si sposta comunque correttamente, addirittura andando quasi sull'erba per far passare i leader. Billy ha accorciato, sono quasi sotto i 3 secondi, era 4 e mezzo. Bisogna capire quest'ultimo giro cosa sta facendo Billy, perché sembra molto molto aggressivo. E anche Crick comunque ha girato bene, 57-2. Oh mamma. Vediamo se sono trendi che si confermano. 57-7, 57-9 per Cree, 57-2 invece per Billy. Che sta arrivando. Sta arrivando, sta cercando di accorciare, ma non so se Billy si è messo in testa di provare ad andare davanti e guadagnare 6 secondi. Beh, è una bella impresa, Tanto invece Cric 58-2 invece, rialza di nuovo i tempi, un po' elastico lui, che però sta gestendo bene la terza posizione. Contra comunque un martello, 59-1, vediamo quest'ultimo passaggio se rimane sul 59, anche perché dietro a M non sta più riguadagnando come prima. 59-5 per lui, si mantiene sul passo costante del 59, il pilota in quarta posizione. Kundra che ricordiamolo è in questo momento, lo andiamo a rivedere attraverso le classifiche, in lotta con Cric per la seconda posizione, perché a 80-70 sono separati da 10 punti nella classifica di campionato, a pari punti arriverebbe davanti Kundra per i migliori risultati, perché il miglior risultato di Cric è un terzo posto, mentre Kundra ha come miglior risultato un secondo posto. Mentre ovviamente con i punti di Cree che sta vincendo, di Shigasaki in ottava posizione, il team Tavuto si porterebbe a casa il titolo del campionato costruttori. Mentre la regia si è spostata per la battaglia del ottavo e nono posto, con Motorino che ha appena scavalcato Shigasaki, e quindi Motorino ha passato Shigasaki per l'ottava posizione, va di nuovo alla caccia di AM, che comunque ha guadagnato già circa 9 secondi di vantaggio nella loro personale lotta, che credo che sia per errore di Shigasaki dietro. Sì, bravo Luca, infatti stavo per dire errore al tamburello per Shigasaki, che onestamente rispetto a Laguna Seca lo sto vedendo tanto tanto in difficoltà. Torna a guadagnare AM nei confronti di Kundra, un secondo, 59,5 per 58,5. E attenzione siamo al perché giro 21 di 39, quindi siamo anche oltre la metà gara. Sì, e attenzione perché un piccolo errore di Cree alla Villeneuve, infatti guardate come si avvicina al distacco di Billy Joe, che si sta facendo sempre più grande negli specchietti di Cree. E stavo dicendo, Cree e Billy Joe stanno cominciando ad arrivare vicino ai doppiati, perché non sono lontani né Shigasaki né Motorino. È clamoroso il cambio di passo di Billy Joe in questa fase, è tornato giù anche Cree, perché hanno entrambi fatto segnare un 1.57.2, ma è stato proprio un cambio di passo di Billy Joe che era un po' discontinuo prima, ora con la notte in questa seconda metà di gara. E almeno da 5 giri consecutivi costantemente di qualche decimo al giro più veloce di Cree. Sì, e soprattutto Luca, non vorrei, ma probabilmente anche col carburante che sta scendendo, perché l'abbiamo visto che in qualifica comunque era nettamente più rapido di Cree, e Cree adesso sta facendo fatica, secondo me Luca sta sentendo la pressione di Billy Joe che sta arrivando. 1.4, continua a scendere il gap tra il leader della gara Cree e Billy Joe. Ricordiamo Billy Joe vincitore di 5 gare su 6 in questo campionato, ora in seconda posizione qui ad Imola per l'appuntamento finale. Boxer, rientra boxer. Cree e continua Billy, attenzione,
E rientra anche Shigasaki, quindi i due compagni di squadra si sono fermati allo stesso giro. Ovviamente i box sono differenti, non hanno nessun problema, però importante la mossa di Kri. Shigasaki aveva sbagliato box. Ha sbagliato, sì. Solo rifornimento. Importante capire dove rientra e se magari rientra pista libera, perché è passato Creek, dovrebbe passare Kuntra. Kuntra sta me... all'uscita. Fammi vedere. Non è molto lontano, eh. Non potrebbe non essere un bene, ma credo che Kuntra, vediamo. Sta arrivando Kuntra, sta arrivando e potrebbe essere dietro. Veramente appena arriva sì. Kuntra. E questo potrebbe essere un jolly per Billy Joe se Kuntra decidesse di continuare. Anche Boa e Shigasaki box l'avevamo visto. Ah, si è girato Kuntra! Oh, si è girato! Clamoroso! No. Al tamburello. Si è girato Kuntra al tamburello, Kri. Ringrazia, ma ringrazia tanto. E ringraziano anche ringraziano a M e Motorino, perché la loro lotta era su di lui. Questo è un errore gravissimo per Kuntra, che stava facendo bene comunque la gara. Adesso però deve rimettere testa giù e cercare di spingere, recuperare il gap perso. Billy Joe intanto davanti ha fatto un giro super, 57.060. Vediamo se risponde alla sosta o rimane. E soprattutto quanta benzina imbarcherà, perché ovviamente più i piloti vanno avanti, più dopo devono mettere meno benzina per finire il Gran Premio. Quindi ogni giro che passa per Billy Joe è meno tempo ai box che spreca, al netto che Kri magari non sia rientrato e abbia messo poca benzina, perché ne aveva salvata già abbastanza prima. Intanto Billy Joe, vediamo come va a chiudere questo passaggio. Era passato il 57.0 nel passaggio precedente. E... 2-1 penalità. Ah, penalità. Io andrei a verificare. 8 secondi in più di Kri. E ora diventa davvero una missione quasi impossibile. In realtà ha girato, credo a questo punto, in 59.3. Credo che abbia cercato di rallentare per non prendere penalità, ma comunque il gioco gli ha dato 2 secondi di penalità, quindi ha perso tempo ulteriore, ovviamente per prendere meno penalità possibile. Però se doveva fare il duello su Kri, sta prendendo tante penalità Billy Joe. Sta, secondo me, Luca, over guidando in questo momento, nel senso è tanto veloce ma troppi rischi, troppo al limite, troppo fuori dalle righe, e alla lunga questo non paga. Non sta pagando. Devo dire che è una delle poche gare dell'anno in cui Billy Joe, a parte Holton Park dove ha fatto qualche errore di troppo, è una delle prime gare dove lo vediamo un po' in difficoltà, soprattutto a livello di penalità, quindi di limiti del tracciato. Questo secondo me però è merito di Kri, perché lo ha attaccato e poi ha cominciato a martellare, imprimendo un ritmo che comunque non è facile. E occhio, perché 8 secondi di penalità di Billy contro i 2 di Kri sono 12 secondi, ma in realtà sono 6. Quindi alla fine Kri non è neanche troppo lontano da Billy. Non è lontano, però ovviamente guardando l'andamento del passo è difficile per Creek andare a prendere Billy, perché per tutta la gara in questi 23 giri si è sempre dimostrato più lento, quindi è una mission molto impossible. Intanto Billy Joe 57.1 ha cambiato completamente passo rispetto all'inizio. Sì. Vediamo ora come chiude Kri. Insomma, è importante questo primo giro di Kri per capire un po' la livella dopo il pit stop. Per esempio a M si era velocizzato molto nei tempi, quindi mi aspetto più o meno la stessa situazione anche per Kri, quantomeno che ritorni sul 57 fisso. Sta arrivando ora sul traguardo Kri. E lo fa 56 375, il nuovo giro veloce della gara. Sta volando. Non capisco a questo punto perché Kri
era così in difficoltà prima. Cioè, avrei detto, ok, in difficoltà saranno le gomme. Non cambia le gomme, carica carburante e si mette ad andare. A meno che inizio a pensare che non vediamo l'animazione del cambio gomme. Può essere anche quello, eh. Però mi sembra strano perché il pit stop comunque è stato tanto veloce, eh. Comunque sì, più o meno il cambio gomme perdi 10-15 secondi, ma... bisognerà capire, d'altronde è un gioco anche abbastanza vecchio. Billy Joe è andato al doppiaggio di Slayer, che è in undicesima posizione, gira in 2.4 netto. Sì. Giro numero 24 di 39, Jacopo, stiamo entrando nell'ultimo terzo di gara. Oh, si è girato! Gara, una vettura è girato! Non vorrei Shiga? Dire... Shiga? Shiga, no! Oh mamma! Immagini, un po' si sono persi, potrebbe essere Bua. Sì, sì, Bua. Ovviamente sta macinando chilometri, sta facendo pratica, Bua. Poi non facile, al buio, a Imola, con queste vetture. Sì. Sicuramente una, come si dice, un battesimo del fuoco. Tanto 57-1 di Billy Joe per 57-6 di Crick. Vediamo, arriva Crick che prima nel passaggio precedente aveva fermato le lancette sul 56-375. E ancora 56-357, ritocca ulteriormente il giro veloce precedente, firma il nuovo giro veloce della gara per il secondo giro consecutivo, un primo 56 secondi, 357 millesimi. È perfetta questa strategia per Cree comunque, perché sta guadagnando nei confronti di Billy Joe, e l'overcut così per Billy diventa più difficile anche se mettesse meno carburante, e al contempo non sta prendendo nessuna penalità, va tutto a suo vantaggio, sta gestendo una situazione veramente ottimale il pilota che in questo momento è in terza piazza. Jacopo, ti cedo un secondo la linea. Sì, allora in questo momento andiamo un po' anche a fare un breve recap di come sono le posizioni. Quindi Billy Joe davanti in questo momento, non si è fermato in box, davanti a Crick che sta affrontando la variante alta. In terza posizione il primo dei piloti che si è fermato in box, ovvero Crick, con attuale leader del Gran Premio. Quarta posizione per Kuntra, che sta girando in 58.6, si è ripreso dopo il testa coda. Quinta posizione per Mr. Crisit, che sta avanzando di posizione con un ritmo abbastanza regolare. Sesta posizione per Chris Otto, anche lui nel recupero dopo un po' di problemi inizio gara. Settima, ottava posizione per AM e Motorino, anche loro fermatosi ai box, e quindi attenzione soprattutto per la lotta nella quarta posizione, che potrebbe essere molto molto interessante. Nona posizione per Shigasaki, che sta per essere doppiato, se non erro, dal leader. Decima posizione per Sanna, che è subito dietro infatti al compagno di squadra di Cree. Undicesima posizione per Slayer, e va a chiudere lo schieramento Bua, che ovviamente sta facendo tanti errori, ma comunque sta cercando di portare a termine la gara, e questo è molto importante soprattutto per acquisire tanto tanto feeling poi dopo con le piste e i prossimi avvenimenti qui che ci possono essere su Project Cars. Invece là davanti, ritmo infernale soprattutto di Cree, che ha ancora guadagnato un secondo, mentre credo che Luca sia tornato, non vorrei di... Sì. Non vorrei, eccolo qua infatti, quindi siamo di nuovo al completo, abbiamo fatto un breve recap, Luca, delle posizioni, e soprattutto però vedendo i tempi sta volando Cree, guadagna un secondo a giro, mentre Crick credo che abbia preso addirittura un'altra penalità che guarda giusto adesso Cree, è il primo secondo di penalità per Cree, che comunque con questa strategia sta andando a costruire il tesoretto importante nei confronti di Billy Joe, eh. Sì. 57.9 per 56.7, un secondo e due guadagnato in questo passaggio. Sta andando a concludere il giro numero 26 di 39 Billy Joe. Crick
credo si confermerà sul 57, infatti è così, 57,4. Vediamo se Chris si confermerà sotto il 57. Sta arrivando sì. Nel frattempo Crick, che ha preso penalità proprio nel giro precedente. 57,5. Crick fa un giro praticamente a braccetto con quello di Billy Joe, mentre sta uscendo ora dalla rivazza Cree. Che se fa un altro giro sul 56 è veramente ottimo. Credo che non lo farà per la penalità. Infatti 59,7, considerando la penalità credo sia stato anche un 58. Sì, considerando che ha dovuto alzare il piede, più o meno era sui tempi di Billy Joe. Però è importante questo, soprattutto per Cree, cercare di fare meno errori possibili comunque, perché Billy Joe sta allungando tantissimo lo stint, quindi sicuramente imboccherà pochissima benzina da qui al termine. Ora non sappiamo quanta poca rispetto a Cree, e soprattutto quanto può essere la differenza, però attenzione, perché comunque i secondi che si possono perdere durante il pit stop possono variare e non di poco. Non solo, ma infatti questa strategia di Billy rende un pochettino più chiaro, fa un po' di luce sul dubbio che avevo a inizio gara, ovvero per 6 gare all'interno di questo campionato abbiamo visto sempre lo stesso trend con Billy Joe che a inizio gara subito imponeva il suo ritmo e sembrava strano vederlo andare via e addirittura vederlo perdere terreno nella prima fase. Ora, guardandolo ancora in pista, e credo nel frattempo si stanno vedendo le prime luci dell'alba, dicevo, vedendolo ancora in pista con almeno credo 6 o 7 giri di carburante ora in più già nei confronti di Cree, comincia a venire il dubbio che di carico chili addosso ne aveva diversi in più. E si può spiegare benissimo infatti la differenza inizio gara, ma anche forse la differenza a fine gara, quando a fine stint di Cree, quando si è cominciato a svuotare il serbatoio di Billy, perché appena Billy ha cominciato a svuotarsi il serbatoio è cominciato a essere molto più rapido di Cree. Eh sì, man mano che scendeva il carico, come dicevi tu, del serbatoio della vettura di Billy Joe, il passo infatti diventava molto più veloce. A quel punto, più la gara andava avanti, più iniziamo a pensare che tutto sommato alla fine Billy Joe si sarebbero fermati insieme con Cree, e invece Billy Joe ci sta smentendo, perché si sta fermando poco, cioè si sta fermando dopo e non di poco nei confronti di Cree. Sì, sono più o meno quasi 10 giri di differenza, anzi no, esagerato, credo 5-6, 5-6 sì. Sicuramente la differenza tra Cree e Billy Joe, che possono essere fondamentali. Però Luca, oltre alla battaglia là davanti, molto interessante, è interessante anche vedere la parte centrale, perché guarda i tempi come sono tutti molto vicini, da Kuntra a Motorino. Ovviamente si stanno aggiornando perché i piloti stanno passando, però li vedo sempre più o meno nell'ordine di quel secondo, una volta su uno, una volta sull'altro. Interessante anche la battaglia lì in mezzo, considerando che per esempio AM e Motorino si sono fermati, e anche questa bisogna capire dove rientreranno e soprattutto quanto sarà costato l'errore di Kuntra. Vedremo adesso che la classifica insomma si svelerà davanti ai nostri occhi, quando poi tutti i piloti andranno ad effettuare la propria sosta. Mancano attualmente, mancano Billy, Crick, Kuntra e Crisotto e anche Mr. Crisit, se sì. Non erro. Frattempo, perché Kuntra, poi ultimo passaggio 58,7 per 58,6 di Mr. Crisit. Davanti invece ora inizia a essere un po' meno prepotente il vantaggio sul passo gara di Cree nei confronti di Billy. Oh, attenzione, Shigasaki, forse Boa. No, Boa no, neanche no. Lui stavolta era Motorino. Le vetture molto simili. La livrea, ma era quella di Boa, però non sapevamo se fossero lui o Motorino, che per chi era davanti fa fatica a distinguere il numero. Sì, fai fatica, e poi soprattutto sono nere praticamente tutte. Quindi è molto difficile.
Billy Joe credo che abbia fatto addirittura un errore alla piratella, perché l'ho visto uscire molto stretto, quindi sta tirando tantissimo. E l'alba sì, sta arrivando, quello. Stavo dicendo proprio quello, il cielo è sempre più chiaro su Imola quando mancano poco più di 10 giri al termine, con Billy Joe che sta andando a chiudere il numero 29 dei 39. Io credo, Luca, che Billy Joe si fermi addirittura agli ultimi giri, come è successo in moltissime gare. Ci starebbe. Nel frattempo, mamma che traverso Billy Joe. Che traverso. Nel frattempo, dicevo, l'ultimo passaggio di nuovo mezzo secondo guadagnato da Cree nei confronti di Billy, 57.6 per 57.1. Vediamo in questo passaggio, magari Billy potrebbe aver perso qualcosa, se davanti l'uscita di motorino potrebbe averlo un po', diciamo, distratto. 57.9, sì, un pochettino, dai. Diciamo che è andato un po' fuori media. 57.9, questo è tutto grasso che cola per quanto riguarda Cree, eh. Se Cree martella ancora sul 57 basso, 56 alto, potrebbe essere veramente fondamentale questa parte di gara per lui, soprattutto nel difendersi dall'overcut di Billy Joe, che però ha tanti secondi di penalità, bisogna anche ricordare questo, la differenza è di circa 7 secondi a favore di Cree nei confronti di Billy Joe per quanto riguarda le penalità. Sono praticamente 33 secondi fra Cree e Billy. 57.8, torna a scendere sotto il 57 Cree. Intanto salutiamo Giovi che ci ha raggiunto in chat. Fase in questo momento molto statica, anche perché Chris intanto all'uscita della variante Cresini. Fase molto statica, soprattutto perché ci sono alcuni piloti che si devono fermare, e quindi bisogna anche capire un po' dopo le varie strategie come si vanno ad incastrare. Credo che comunque questa gara è la sintesi perfetta della stagione, insomma. Due piloti più forti rispetto a tutto il resto, un gruppo abbastanza compatto che però, a seconda di chi era messo meglio su un tracciato che più che su un altro, guadagnava posizioni importanti. Luca, non so che ne pensi. Sì, confermo assolutamente la tua analisi. Cioè, Billy e Chris la sono giocata praticamente per tutto il campionato, con Billy che ovviamente vincendo 5 gare su 6 ha messo un'ipoteca impareggiabile sul campionato. AM ha fatto un errore, Luca, 2-1. E nella lotta con Kuntra in questo giro ha guadagnato 2 secondi, anche se però io credo che con quell'errore si sia giocato il quarto posto. Che ha davanti credo Sanna, Kuntra, Sanna e Boa sono gli unici tre che sono ancora esuli da penalità. Tanto ed è comunque importante, Kuntra su Sanna va al doppiaggio, non facilissimo, però alla fine che tempo di Billy Joe. 56.639. E vorrei andare a controllare Cree, perché il 58.6 no, non ha preso penalità, quindi è un errore semplice del pilota che comandava la gara soprattutto per la prima metà. Ma attenzione, perché Billy Joe comunque comincia a fare sul serio. È vero che deve recuperare un distacco importante in termini di penalità, però attenzione, ancora 8 giri al termine, la gara è lungi dall'essere finita. Se si conferma così, secondo me sarà davvero una sosta molto breve, anche se la pit lane è molto lunga. Sì. Bisogna capire quanta benzina ha messo Cree, se magari Cree ha fatto il gioco al contrario di Billy Joe, magari è rientrato con tanta benzina e ne ha messa poca giusto per finire bene la gara senza problemi, quindi a quel punto il divario cambia veramente di poco. Ma se invece ha dovuto mettere molta più benzina perché era arrivato proprio al limite, allora il discorso comincia a essere diverso. 57.0 si conferma, Billy Joe che si è svegliato d'incanto con le luci dell'alba qui a Imola.
Si è svegliato. Si è svegliato in tutti i sensi. Crick ha mullato un po' il ritmo, 59-5 nell'ultimo passaggio, ma lui invece sta gestendo la terza posizione. 58-6 da parte di Crick. Mentre sta arrivando Cree. Per Cree, Luca, comunque il discorso di Kuntra che si è girato al tamburello è stato di vitale importanza. 56-9 stanno girando adesso alla pari. Però è stato di fondamentale importanza per lui avere pista libera, perché se Kuntra stava davanti a Cree cominciava a cambiare la situazione per la strategia di Billy Joe. Poteva diventare un cliente decisamente scomodo e anche importante ai fini della gara. Nel frattempo Giovi dice: Imola su PC, su Project Cars 2 fatta un po' maluccio. Guardavo che Project Cars 2 comunque è un gioco del 22 settembre 2017, quindi ha già... si avvia 5 anni. Wow, che traverso in ingresso della Tosa. Più che fatta male, ci sono ancora dei cordoli un po' vecchi, insomma, sembra disegno giusto ma cordoli vecchi. Pit per Mr. Crisit. Mr. Crisit dà il via alle danze delle ultime soste, perché si ferma anche Crisotto. Sì, due compagni di squadra. Anche qui strategia a braccetto, come anche Shigasaki. E Billy Joe. Eccolo si qua. Si fermano tutti adesso. Quindi ultimi 6 giri per Billy Joe. Vediamo quanto dura la sosta. Senza gomme. E riparte subito. Sì, è ripartito Splash subito. And go. Vediamo, sta arrivando Cree. È lontano, mentre... Potrebbe addirittura stargli davanti, Ancora lunga la pit lane, deve svoltare. Sono lì. Sono al pelo. Attenzione Billy Joe che toglie ora il limitatore. È davanti. È davanti Billy Joe e non di poco. Vediamo se ora ne può approfittare arrivando lanciato Cree. Sì, diciamo Luca che la differenza di... Oh mamma mia! La differenza dell'overcut di Billy Joe nei confronti di Cree è stata circa 3 secondi, perché era circa 1 secondo e mezzo ed è uscito con 1 secondo e mezzo circa di vantaggio nella corsia. Quindi è stato circa 3 secondi e considera Luca che Cree ha guadagnato con i primi giri circa 1 secondo quando si era fermato dopo il pit stop. Quindi il vantaggio era molto più ampio addirittura dell'overcut. Sì, la differenza secondo me l'hanno fatta anche quegli ultimi 2-3 giri dove Billy Joe si è rimesso a girare praticamente al pari di Cree, perché gli ha impedito praticamente di stare davanti guardando quanto sono lontani adesso. Billy Joe 18. Mi dice 18. 18 perde la posizione. Ha preso 10 secondi e pit. Credo che addirittura non vorrei che... Wow, sarebbe velocità al pit. Sì, per forza, 10 secondi ha preso. Non può aver preso da nessuna parte 10 secondi. Si avvicina a Cree, che però dovrebbe sapere... Credo che però vuole vincerla in pista, La sensazione è quella. Vediamo Billy che sembra un po' in difficoltà con questa gomma, forse l'ha anche data su con quei 10 secondi. Addirittura quei 10 secondi ributtano in gioco Crick, perché Crick ha 2 secondi di penalità e avrebbe 16 secondi a quel punto. Mentre Cree cerca l'attacco su Billy. Attacco di Cree, si va a vedere prima all'esterno, poi l'interno del tamburello. Prova ad affondare la staccata. Billy Joe senza complimenti. Slayer. Attenzione perché davanti a loro c'è Slayer che era fuori pista. Proprio al tamburello. Oh, grandissimo Nu. Grandissimo. Un abbraccio e ancora tanti auguri. Tanti auguri a Nu, è vero? Oggi è il suo compleanno.
Domani, cioè, pardon, se domani, era ieri, Jacopo. Era ieri, cioè, sì. Vabbè, ormai. Dai, ti vengo incontro. E io ormai tra feste e tutto comincio a perdere i colpi. Ma soprattutto volevo chiedere a Nusi e a Jai, non ho visto storie, quindi chiedo. Oh mamma mia, aspetta che Billy Joe qua ha deciso di lasciare una virgola alla piratella che non te lo dico. E no, volevo chiedere a Nusi, ha finito già di sistemare i Lego, ho visto robe, quindi ho visto dei regali interessanti. E qua è il regalo interessante, forse ce lo vogliono proprio dare Billy Joe e Cree, eh? E comunque stanno giocando in una gara che per la prima volta è stata veramente alla pari tra i due. Gara davvero tiratissima, peccato per i secondi di penalità perché a livello strategico sarebbe stata tiratissima. Ora sarebbe clamoroso se Cree andasse all'errore. Sì, e attenzione a un'altra cosa, Luca. AM ha perso ancora tanto nei confronti di Kuntra. Kuntra sta ricostruendo il vantaggio che potrebbe salvarlo. Ecco, attenzione, va in scia Cree su Billy Joe, molto vicino, interno. Mamma mia, è arrivato velocissimo. Credo che sia il sorpasso del secondo giro, sì. Vediamo se questa volta resiste. Resiste. Billy Joe tampona! Clamoroso! Tamponamento da parte di Billy Joe! Clamoroso! Cree ha dovuto tagliare. E Cree ha dovuto tagliare perché ovviamente aveva con il tamponamento di Billy Joe una velocità smodata all'ingresso del tamburello. Ma clamoroso errore, anche perché insomma una gara pressoché scritta. Io credo, Luca, che l'errore di Billy Joe sia stato più che altro che quando si è rimesso in scia, nella fase di staccata ci sia stato un breve risucchio della scia, che in Project Cars 2 è molto molto forte e quindi credo che addirittura gli ha portato più velocità rispetto a quanto si aspettasse Billy Joe, che infatti ha frenato ma ha allungato la staccata, è stato comunque bravo a rimanere dritto con la vettura e a tamponare, tra virgolette, in maniera pulita Creek, che ha solamente sentito la botta e tagliato la chicane, perché poteva essere un bel disastro al tamburello. Poteva essere un bel disastro Cream, un bel disastro, sì, perché magari ne poteva approfittare Creek dopo. Nessuno è uscito fuori con una penalità, quindi credo che anche il gioco abbia capito che ci sia stato un incidente e che giustamente non abbia fatto applicare la penalità. In tutto questo comunque Cree ha riguadagnato in pista la posizione su Billy. E intanto sto vedendo che Cree non si è ancora fermato. Continua questo giro ora 58-1. Quando mancano 4 giri al termine potrebbe essere una sosta davvero brevissima la sua. E soprattutto guarda, Luca, 16 secondi di differenza tra Cree e Billy Joe per quanto riguarda le penalità, Ma infatti stavo vedendo proprio quello, considerando che la sosta porta via circa mezzo minuto. Creek secondo me è in lizza per la seconda posizione. Sì, però davanti a tanti doppiati, io forse lui probabilmente addirittura cercherei di fermarmi in questo giro per evitare un traffico là davanti. Mamma mia, è vero, questo sono anche in lotta con AM che ha perso la posizione da motorino. Ma AM è in grande difficoltà, comunque. E ha riperso la posizione e i due hanno perso la posizione su Kuntra, perché Kuntra ha quasi un minuto di vantaggio. Incredibile. E dietro c'è Mr. Crisit, che sta arrivando, ma soprattutto è arrivato Creek, che sta nel traffico pieno, questo non fa bene per lui. Si spostano avanti, vediamo. Occhio perché motorino non si sposta, Tiene la lotta. Oh, occhio qui! Secondo me sono tamponati. AM ha tagliato la chicane. Se non si sono tamponati è veramente stato per pochissimo. Creek deve cercare di sbrigarsi. Mamma mia, dove passa? Ne approfitta AM, vediamo. Pardon, motorino su AM. Occhio perché invece ne approfitta Cree. Mr. Cree. No, Crisotto. Mr. Cree, no, giusto. Sì, sì, lui. Lungo dietro anche motorino. Stanno faticando tantissimo sia M che motorino, e Crisit con la sosta è riuscito
ad arrivare subito dietro, grande battaglia, ma quanto ha perso Crick. Se vado a vedere il giro, credo che sia stato sul 59. 58 e 1? Ah, no, 59 e 7. È giro lentissimo e non rientra. Fase critica, fase veramente critica. E inizio a pensare che si voglia fermare all'ultimo giro, eh. Eh sì, la classica strategia che abbiamo visto in questo campionato. Gomme durature, tanti piloti che cercano di restare in pista fino all'ultimo, con l'ultimo goccio di carburante. Mamma mia, AM. 59 secondi di ritardo da Kuntra, con la sosta splash and go che farà Kuntra sono irrecuperabili. Sì, ha perso tutto quello che aveva guadagnato, l'ha perso in questi ultimi giri dove è veramente andato nel pallone AM, vedendo anche i tempi e tanti errori che ha fatto. Sia lui che motorino, entrambi, che si erano fermati molto presto, perché si erano fermati al giro 11. Fermati al giro 11, sì. Tanto dietro Cri ha messo margine, 3 secondi fra sé e Billy. Ancora Mister Crisit all'attacco di AM, attenzione, si affaccia all'esterno verso la staccata della Gresini, poi interno con una Ricciardo move, switchback nei confronti di AM, non va, poi AM non ha un'uscita brillante, ma non è brillante l'uscita della Gresini neanche per Mister Crisit. Che sfiamma l'uscita della variante alta. Mia. Io credo che siamo molto vicini al pit stop comunque di... lungo AM... perché il pit stop di Crick arriverà entro due giri, quindi... No, continua, continua un altro giro. Forse ci siamo, Di Mr. Crisit, no, ha rallentato AM. Sì, ha rallentato perché ha tagliato, mentre motorino ai box. Box? Seconda sosta. Splash and go, sì. Non vorrei sia stata una sosta un po' forzata anche per i danni, perché lo vedo un po' acciaccato sulla vettura. Un po' ammaccato. Questo ci dà un'idea di quanto sarà lunga la sosta di Crick, secondo me. Sì. Più o meno, però è... Sì, più o meno comunque motorino, infatti sta già ripartendo. Circa una trentina di secondi, Luca, più o meno. Quindi, considerando il distacco di Billy Joe, credo che Billy Joe e Crick se la giocheranno al secondo. Considerando che Crick però deve portare in temperatura la gomma in quel giro proprio necessario per riuscire a stare davanti. Non sarà facile, eh. Gomma fredda per un giro. Sì, anche Billy perché ha commesso un errore grave, eh? Aia, ancora errore di Billy, questa volta all'uscita della tosa. Due volte all'interno di questa gara è stato colto in fallo all'uscita della Gresini, proprio la curva dalla quale ora sta uscendo Crick, che si fermerà alla fine di questo passaggio, che è il 38esimo. Lui e Kuntra sono gli unici. Lui e Kuntra sono gli unici che si devono fermare e si fermeranno per forza in questo giro, perché Luca stiamo per entrare nell'ultimo giro del campionato. L'ultimo giro di un campionato in lunghi tratti dominato da parte di Billy Joe. Rientra Crick. Ovviamente Crick passerà senza problemi, poi arriverà anche Billy Joe, ma tutto starà nel cercare di capire quanti secondi di vantaggio avrà Billy Joe nei confronti di Crick, che è senza penalità, mentre Billy Joe ne ha 18 di secondi di penalità. Pardon, Crick ne ha 2. Vediamo, si ferma adesso. Sosta rapida, Bocchettone è entrato. 4 secondi. È uscito. Circa 4-5 secondi è stato il pit. È passato Billy. Si sta aggiornando il delta. 5, 6 e 1, 6 e 7, 7 e 2, 7 e 6, 8 e 2, 8 e 9. 10... Vediamo, attendiamo l'aggiornamento.
Siamo lì, 13 secondi, 14 secondi più o meno. È un giro per scaldare la gomma. Il problema è che non ha un giro per scaldare la gomma, perché questo è già l'ultimo. Quindi deve trarre il massimo che ha per cercare di tenere entro i 16 secondi il suo ritardo da Billy Joe. In questo momento ci sta riuscendo, 13 secondi. E guarda che l'errore di Billy Joe nell'ultimo passaggio gli è costato il secondo posto, caro Luca. E sarebbe la prima volta all'interno di tutto il campionato dove Billy Joe finisce fuori dalle prime due posizioni. Tutti i podi, ma aveva finito 5 volte primo e una volta secondo a Brannock Bae. Sarebbe la prima volta che finisce oltre il secondo posto. E sarebbe la seconda vittoria stagionale di Chris. Sono spartiti vicendevolmente 5 vittorie per Billy Joe e 2 vittorie per Cree all'interno di questa stagione, con Cree che va ora in discesa verso la Piratella nel giro numero 39, l'ultimo di questa gara, l'ultimo di questa Endurance, l'ultimo di questo campionato. Lampeggia, festeggia Cree, che sul rettifilo principale va a prendersi la vittoria della gara numero 7 della stagione a Imola. Una prestazione a tutto tondo da parte di Cree, che vince a Imola, secondo successo stagionale, a chiudere così la stagione, festeggiando sul traguardo insieme al suo muretto. E ora occhi puntati su Billy Joe, che sta dando... Ma incredibile sarebbe. No, sta rallentando. No, ah, non credo, no. Sta rallentando. La lascia. Festeggia il campionato, ma sapeva che non avrebbe avuto il vantaggio nei confronti di Crick, quindi lo lascia sostanzialmente andare. Grande fumo di Billy Joe. Mamma che conclude mia. Terzo. Secondo Crick, che sarebbe arrivato comunque secondo per via delle penalità. Quindi grande gara anche la sua. Terzo Billy. Terzo Billy che continua a festeggiare, grande festa bisogna dire per quest'ultima gara della stagione, mentre sta andando a terminare la sua gara anche Kuntra, che è in quarta posizione. Con il secondo posto di Crick sfumano definitivamente le opportunità di Kuntra per andare a conquistare la terza posizione in campionato, ma chiude comunque ottimo quarto. Eccolo qui che arriva sul traguardo anche Kuntra a chiudere la sua stagione. Dopo di lui arriveranno Mr. Crisit, Crisotto, AM, Motorino, Sanna, Shigasaki, Slayer e Boa, le due wildcard in fondo. Mr. Crisit, Luca, che ha fatto una bella rimonta dal fondo. AM chiude i box addirittura. Sì. Che ha fatto un bel rimontone di Mr. Crisit, che comunque è riuscito a piazzarsi top 5. È stato veramente bravo anche lui. E anche Chris, subito dietro. Quinto e sesto. Ultimi piloti che stanno andando a terminare la gara. Ed eccola qui che si chiude questo appuntamento, l'ultimo della stagione. La vediamo in sovraimpressione la classifica finale, con Cree che va a vincere davanti a Crick, Billy Joe Kuntra, Mr. Crisit, Crisotto, AM17, Motorino 46, Sanna 386, Shigasaki e poi Slayer e Boa nelle ultime due posizioni. Il campionato costruttori lo portano a casa il team di Cree e Shigasaki, mentre il campionato piloti viene vinto da Billy Joe, che conferma una stagione strepitosa in queste 7 gare del BMW Historic Championship. Noi siamo davvero in conclusione. Io ovviamente passo a ringraziare Jacopo Rochita per essere stato qui in cabina di commento con me. Lo ringrazio per avermi fatto compagnia in questa stagione. Grazie Jacopo. Grazie a te Luca e grazie a tutti quelli che hanno visto questo fantastico comunque campionato BMW. E ovviamente vi diamo appuntamento ai prossimi eventi all'interno del nostro canale Twitch di Formula Italian Team. Mettete un follow e attivate le notifiche per restare sempre aggiornati su tutto quello che succede nel mondo di Formula Italian Team. Grazie a tutti per averci seguito. Da Luca Flaminio un abbraccio e una buona notte.